Buongiorno a tutti. Mi avete scritto delle parole che mi hanno colpito, ma che non condivido. Pobic scrive: io ho un ciondolo con su inciso mai dire mai, ma non funziona. Io sono dell'avviso che si deve andare a letto a dormire senza ciondoli, senza niente di metallico addosso. Perché? Perché il metallo cambia l'alterazione. Modifica il nostro campo magnetico, lo altera. Meglio dormire magari bruciando dell'incenso, dell'arancio dolce, niente ciondoli. Perché niente ciondoli? Perché ogni parola che scrivi, mai dire mai, come la scrivi sul ciondolo, la scrivi dentro di te. L'occhio vede, percepisce e manda al cervello un messaggio, mai dire mai. Ogni messaggio che noi ci diamo fa sì che esclude alcuni circuiti cerebrali e ne attiva altri. Per esempio, un'altra persona mi scrive: certe volte penso di rassegnarmi, che forse è una parte del mio carattere che devo accettare e basta. Molte persone lottano tutta la vita per cambiare il loro carattere, come se dicessero: questo carattere non lo voglio, un po' come inciso sul ciondolo. Questo carattere non mi va bene. Ma carattere vuol dire caratteristiche. Così come sul ciondolo non devi scrivere mai dire mai, non scrivere dentro di te le parole: quando esco la sera con i miei amici e litigo, non mi vado bene. Se proprio vuoi scrivere qualcosa dentro di te, scrivi queste parole: io non ho niente da dire. Io assisto e percepisco che l'altra sera ho fatto una scenata. Il motivo non lo so e non lo voglio sapere. E assolutamente non voglio correggere questo mio modo di essere. Per qualcuno sarò permaloso, per qualcun altro ho un brutto carattere. Ma pensate cosa accadrebbe a ciascuno di noi se noi avessimo il carattere uguale a tutti gli altri. Io penso che dovremmo liberarci della peggior parola che esiste. Sapete cos'è la peggior parola che esiste per definirci? Solare. Quando una persona dice io ho un carattere solare, in genere è diventato un imbecille, cioè è diventato come tutti gli altri, una persona inutile. Sarebbe come dire ad una pianta che realizza se stessa all'ombra: guarda che sei sbagliata, devi stare al sole, morirebbe. La persona più sbagliata per conoscere me stesso sono io. Perché io. Il mio io tende a dare una definizione globale di me stesso. Quando dice io sono solare, intende che io devo essere sempre accondiscendente, simpatico, carino, recitare il ruolo della persona intelligente, ridere con gli altri, non avere mai uno scontro. No, 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 no. Io percepisco che adesso, alle 5 del pomeriggio, sono molto arrabbiato. Come sarò alle 7, non lo so. Come fa la mia essenza a mettersi in contatto con me? Facendo le cose che sa fare. Se quella serata io ho avuto una sfuriata, nonostante mi sia detto tante volte che non dovevo averla, che non dovevo farlo, significa che c'è qualcosa più forte di me che con quella sfuriata cercava di raggiungere un obiettivo adatto allo sviluppo della mia pianta. Se diventiamo tutti uguali, tutti controllati, tutti perfettini, se diventiamo tutti dei moralisti, beh, abbiamo perso la nostra funzione. Non soltanto non ci conosceremo, ma diventeremo delle marionette e dei burattini. Tenete presente che delle marionette e dei burattini sono le vittime preferite di quelli che prescrivono psicofarmaci a mani basse. Quindi non c'è da domare il proprio carattere, c'è da cogliere le sfumature che non ci piacciono, godercele. C'è da chiedersi: come sarò stamattina? Per sapere se sei sulla strada giusta, prendi a prestito queste parole. Mi sono sorpreso oggi. Ho detto cose che non mi sarei mai sognato di dire. Beh, sei sulla strada giusta. Ma guarda, io che sono spesso tranquillo, guarda che sfuriata che ho fatto, sei sulla strada giusta. L'anima non vuole essere né confezionata, né imprigionata, né impacchettata. E non vuole essere soprattutto solare. Arrivederci a tutti.